Buonasera, ben trovati con la pagina sportiva in apertura, dedicato lo spazio alla grande serata del Timone d'Oro che ieri sera ha visto la consegna del premio al trainer del Sassuolo Alessio Dionisi. Alessio Dionisi, vincitore di quest'ultima edizione del Timone d'Oro, che effetto le fa ricevere un premio che, insomma, prima di lei hanno ricevuto allenatori, insomma, del calibro di Ancelotti, Lippi, Sacchi, soltanto per citarne alcuni? Mi viene da spalancare gli occhi e ovviamente sono grato a chi ha deciso di dare questo premio a me. Devo ringraziare la società e i giocatori che mi hanno dato la possibilità di ricevere questo premio, perché senza società e giocatori un allenatore fa poco. E sono doppiamente soddisfatto perché lo faccio in Toscana, da toscano, tornare in Toscana per ricevere un premio è motivo di orgoglio doppio. Ecco, un premio che come dire, non è soltanto per quello che ha fatto comunque con il Sassuolo in questa stagione al debutto in Serie A, ma insomma lo spiegava prima, no? Lei, come dire, è riuscito a scalare le classifiche, i campionati del calcio meritandoselo. Sì, come ho già detto prima nell'incontro con gli allenatori, è anche una cosa un po' insolita. È successo anche ad altri allenatori, magari in un tempo più lungo. A me è successo in così poco tempo che spero continui. Ovviamente, ripeto, dove sono lo devo a tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di allenare e mi hanno sopportato e supportato, quindi dirigenti e giocatori. E ovviamente allo staff che lavora con me. Poi spero che questo sia solo l'inizio. Anche Maurizio Pecorari è stato tra i premiati del Timone d'Oro. Il preparatore atletico ha lasciato la Sansovino dopo la vittoriosa esperienza con gli Arancion Blu. Il suo nome sembra nella lista di Giovannini per l'Arezzo. Maurizio Pecorari è uno dei preparatori atletici più accreditati. Questa stagione ha portato i suoi servizi alla Sansovino, che ha vinto il campionato di prima categoria. In passato ha collaborato anche con team professionistici, tra cui l'Arezzo, e nelle ultime ore sembra che il suo nome sia tra quelli più graditi dal nuovo responsabile dell'area tecnica Amaranto, Giovannini. Quest'anno è stata un'annata positiva e penso che nel calcio d'oggi il preparatore sia una figura importante per coadiuvare il mister, visto che oggi è sempre più importante il lavoro condiviso tra le due figure, quindi si deve costruire una sinergia tra te e l'allenatore. Giusto appunto questa serata qui vengo premiato come prima volta, perché anche l'AIPAC, l'AIAC, Associazione Italiana Allenatori Calcio, l'AIPAC, Associazione Preparatori Atletici, si sono fuse proprio perché queste figure sono sempre più in simbiosi e sono sempre più vicine, quindi diventa importantissimo il connubio lavoro allenatore e preparatore. Pecorari la prossima stagione dove sarà? Ma vediamo un po', speriamo di trovare una situazione consona e sono fiducioso, vediamo un po', dai. Risposta diplomatica di Pecorari. Intanto questa mattina c'è stato un faccia a faccia tra Roberto Fani e la dirigenza della Castiglionese. Il tecnico che ha riportato i viola in eccellenza ha prolungato il suo rapporto e resterà alla guida della squadra. Ieri sera è stato premiato. Le avvisaglie si erano capite ieri sera al Timone d'Oro, dove Roberto Fani, tra i premiati della sezione allenatore di Arezzo per la vittoria in campionato con la Castiglionese, ha trascorso la serata proprio nel tavolo con i dirigenti della società viola. Un gesto di cortesia, ma non solo, visto che stamani c'è stato il faccia a faccia per porre le basi della prossima stagione. Al termine della serata il trainer non ha nascosto la sua soddisfazione per il Timone d'Oro vinto, frutto di una stagione esaltante. È stato veramente un campionato combattuto, finito come meglio non si poteva. Ecco, la stessa domanda l'ho fatta al tuo collega Bronchi di Subiano. Voi avevate il peso del pronostico, però è sembrato, insomma, che queste responsabilità vi abbiano incentivato a dare di più. Ma oggettivamente sì, eravamo una delle squadre candidate a lottarsi la vittoria del campionato e ne eravamo coscienti. E logicamente quando hai a che fare con squadre di livello devi sempre dare il massimo per sperare di arrivare prima. L'anno prossimo? L'anno prossimo diciamo che nel momento in cui ci siamo presi a Castiglion Fiorentino c'era in mente di perseguire un programma pluriennale
e quindi è mia intenzione, come dire, andare avanti. Vediamo se quello che avevamo detto a suo tempo viene confermato, perlomeno nelle intenzioni, e quindi da parte mia non ci sono problemi. Nel corso della festa degli allenatori, quasi alla fine, c'è stato un momento particolare dedicato alla memoria di Gregorio Pagliucoli. Vediamo. A maggio ci ha lasciato un grande amico, ho chiamato Simone perché ha vissuto, è stato un compagno con me alla Sansovino insieme al nostro amico Gregorio Pagliucoli. Quindi vorrei che tutti si alzassimo in piedi, per favore, perché era un ragazzo che veramente se lo meritava. Era un associato, era un collega, era un amico, e quindi scusate se, però questo minuto se lo merita. Grazie Gregorio. Hai sconvolto tutti. Quindi vogliamo ricordare con questo gesto semplice e di grande significato la figura di Gregorio Pagliucoli. Domani, domenica 29 maggio, il Terranova Traiana ospita l'Atletico Ascoli nel primo turno degli spareggi nazionali di eccellenza, posta in paglia altissima per i ragazzi di Mister Calori in campo per la promozione in Serie D. La difesa è stata uno dei reparti più importanti della squadra durante tutto il corso della stagione. Intanto un bilancio per quello che c'è stato finora e poi anche a te domando che gara ti aspetti. Beh, un bilancio più che positivo per ora. Siamo stati quasi una sorpresa, però insomma, penso che quello che abbiamo fatto ce lo siamo sicuramente meritato sul campo, perché ogni giorno di ogni settimana, quando ci siamo allenati, abbiamo dato il massimo e quindi siamo qui, secondo me, non per caso, ecco. E per quanto riguarda la partita di domenica, stiamo studiando l'avversario e ci prepareremo sicuramente al meglio. C'è un aspetto da evidenziare per quanto riguarda sempre il reparto difensivo. In casa, se non erro, avete preso solo 5 dei gol che complessivamente avete subito. Domenica giocate in casa, il fattore Mattini quanto conta? Beh, il fattore Mattini sicuramente, queste partite in casa siamo sempre riusciti nel modo migliore, sicuramente abbiamo incontrato anche campi diversi fuori casa, però questo in casa sicuramente speriamo e dovremo riuscire a metterci, a fare del meglio per cercare di difendersi e cercare di non subire gol, perché come sappiamo vale doppio il gol subito in casa. Ecco, c'è poi ovviamente anche un altro reparto della squadra che è quello relativo all'attacco. Anche a te chiedo quali sono le sensazioni in vista di domenica. Siamo consapevoli che abbiamo caratteristiche importanti e sicuramente la nostra forza è il gruppo, perché siamo appunto, giochiamo l'uno per l'altro e cercando di mettere in pratica ciò che il mister ci dice. E come ha detto Matteo prima, non siamo qui per caso, anche se magari potevamo essere una sorpresa, ma il lavoro che abbiamo fatto e la dedizione che ci abbiamo messo ci ha portato qua. Festa del calcio giovanile alla Chiassa Superiore, il primo Memorial Aldo Nardini, successo dei ragazzi della Lazio che in finale hanno avuto ragione dell'Inter dopo i tiri dal dischetto. Il calcio riscopre i suoi valori alla Chiassa Superiore e ci regala una vera festa con la prima edizione del Memorial dedicato al compianto Aldo Nardin. La presenza di rappresentative di grandi club ha fatto da corollario a questa manifestazione che ha tenuto alta l'attenzione del numeroso pubblico che ha seguito le varie partite. Alla fine l'ha spuntata la Lazio sull'Inter dopo i calci di rigore. Soddisfatti i fratelli Carboni che hanno organizzato l'evento in collaborazione con Tommaso Nardini. Io insieme a Medeo ci siamo prodigati per cercare di portare delle squadre importanti per dare lustro a questa manifestazione che, oltre di grande livello, ma voglio ricordare che l'incasso è completamente devoluto al calcio, quindi è una manifestazione che ci dà soddisfazione anche cercare di fare anche qualcosa sul sociale, quindi per noi è un motivo di soddisfazione e un orgoglio portare in un piccolo paesino, in un bel centro, con il comune che ci ha dato anche la possibilità di poter fare questo tipo di attività sportiva che ci permette poi comunque di avere anche, insomma, a livello personale delle soddisfazioni. Siamo contenti anche perché abbiamo avuto da parte di tutte le squadre, i responsabili, ci hanno fatto i complimenti prima di tutto per l'impianto
che il Comune ci ha dato la gestione, che devo dire siamo molto contenti, ci stanno aiutando tanto per fare un centro sportivo di alto livello. E cerchiamo ora piano piano, abbiamo cominciato quest'anno, però devo dire aver portato delle squadre così importanti e soprattutto di livello tecnico più la chance, ci riempie d'orgoglio. Alla cerimonia era presente anche l'assessore allo sport Scapecchi, il Comune ha dato il patrocinio. E oggi sono i bambini più piccoli che giocano a calcio in questo impianto comunale, è ottimamente gestito dalla società sportiva, e le cose importanti chiaramente è divertirsi per i bambini in questa età, però stiamo vedendo del calcio di ottimo livello e quindi Arezzo si conferma ancora una volta meta di calcio che conta anche a livello giovanile. E chiudiamo con la pallavolo. Domenica prossima, cioè domani, si decidono i destini del Volley Foiano. La squadra della Valditiana si gioca tutto nel triangolare della verità. Vietato sbagliare, il Volley Foiano è chiamato alla prova della verità negli spareggi decisivi per restare in Serie C. L'appuntamento è per domenica con le Valdelsa. Sarà la domenica più lunga per i biancorossi di Camardese, precipitati nell'inferno dopo una serie di sconfitte che hanno messo nei guai il sestetto biancorosso della Valdichiara. Si comincia alle 10.30 con il Foiano subito in campo contro la Mazzoni di Livorno. La perdente di questa partita andrà ad affrontare alle 15.30 il Rosignano. La terza partita si giocherà alle 20.30 sempre tra il Rosignano e la vincente della prima partita. Vincere la prima gara diventa decisiva anche per risparmiare e recuperare le forze al tempo stesso. Gli ebbei compagni sono chiamati a dare il massimo per non ritrovarsi in Serie D e dovranno fare di tutto per salvare la categoria. E nel femminile sarà una lunga domenica anche per la IUS. Anche la IUS è chiamata il miracolo, le ragazze di Bianchi infatti a Palazzo del Pero domenica prossima sono costrette a ribaltare lo 0-3 subito 7 giorni fa a Sesto Fiorentino. Risultato pesante ma non impossibile per le ragazze aretine, che in questa stagione hanno dimostrato di avere avuto i mezzi e la saldezza morale per poter arrivare così in alto. La partita si giocherà alle 17.30, obbligatoria la vittoria per le ragazze aretine. In questa maniera avrebbe il diritto di giocare le residue chance nella terza partita. Non sarà facile perché la Sestese ha dimostrato il suo valore. Partita dunque aperta e le Jussine dovranno dare il meglio di se stesse per il ribaltone. Ricordiamo che domattina sono in programma anche 2 gare podistiche di buon livello, la prima nell'impianto di San Zeno, il Green Grail, mentre a Badia Prataglia è in programma il trail delle foreste, delle sacre foreste, una manifestazione che richiama un gran numero di partecipanti, soprattutto per il trail da montagna. È tutto con lo sport, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani con Domenica Sport. Vi ricordiamo che domani sera, dopo il nostro TG sportivo, andrà in onda la telecronaca indifferita della partita Terranuova Traiana Atletico Ascoli, mentre domani alle 15.30 la diretta di Caprera Arezzo Calcio Femminile, la penultima partita delle ragazze che ormai hanno vinto il campionato.